Il cosiddetto cisternone, che è racchiuso da una corona di pini domestici, è costituito da ampio bacino circolare di tufo, con al centro la vera e propria cisterna e due vasche laterali di sedimentazione. La difficoltà di approvvigionamento idrico ha caratterizzato la storia del bosco, condizionandone l'impianto architettonico e vegetale. Alla fine dell'Ottocento furono introdotti sistemi di irrigazione riforniti dall'acquedotto del Serino e destinati inizialmente solo ai giardini attigui al Palazzo Reale. Negli ultimi anni è stato definitivamente risolto il problema dell'enorme penuria di acqua con la realizzazione di un capillare impianto di irrigazione che utilizza anche la riserva idrica del cisternone. Il casino, esistente fin dal Settecento, è stato frequentemente ristrutturato nei secoli. Nel 1765, sotto la direzione del Fuga, subiva già alcune modifiche, e così nei primi anni dell'Ottocento, quando furono aggiunte a settentrione un'ampia loggia ed una grande cucina. Tra il 1836 e il 1839, sotto la direzione dell'architetto del Real Sito, Tommaso Giordano, l'edificio raggiunse il massimo splendore e la sua configurazione definitiva, prima delle recenti alterazioni. Nel dopoguerra, l'edificio è stato radicalmente modificato nella distribuzione interna e nelle volumetrie, con la sopraelevazione di un piano su parte dell'originaria terrazza. Porta di Miano. Nota nell'Ottocento come Porta di Bellaria o Porta della Posta Doganale di Bellaria, è uno dei tre ingressi del bosco realizzati tra il 1837 ed il 1840, durante il regno di Ferdinando II. Questa parte del parco ha subito, più di altre, profonde alterazioni nella composizione vegetale a seguito del massiccio intervento dell'uomo nell'ultimo cinquantennio. Le praterie davanti al casino della regina erano impreziosite da numerose specie esotiche, come varietà di acacia, melaleuca, eucalipto e anche falso pepe, sofora e casuarina, che coesistevano con altre indigene, quali carrubo, pino domestico, eccetera. Eremo dei Cappuccini. Il complesso, denominato un tempo anche Ritiro di San Clemente, è cinto da alte mura ed è in stile neogotico, in aderenza ad un gusto diffusosi a Napoli dopo il secondo decennio dell'Ottocento, soprattutto per l'edilizia religiosa e per i padiglioni da giardino. Fu eretto sul luogo del vecchio edificio della Fagianeria tra il 1817 e il 1819 per volere di Ferdinando IV. La cittadella includeva, oltre al dormitorio per i monaci, una chiesa, due giardini con alberi fruttiferi e un piccolo cimitero. Al tempo di Ferdinando I, il corpo del dormitorio era ad un piano ed era preceduto da un portico, successivamente chiuso da vetrate. Nei decenni seguenti, l'eremo fu ampliato e tra il 1852 e il 1855 acquisì una conformazione definitiva. Sul vecchio dormitorio fu aggiunto un secondo piano, fu sopraelevata l'ala adiacente alla chiesa e realizzato il coronamento superiore a merli. La piccola chiesa dell'eremo, nonostante le spoliazioni e la perdita di gran parte dell'apparato decorativo, conserva al suo interno delle tipiche linee gotiche, alcuni episodi di un certo interesse, come un ciclo di affreschi lungo le pareti dell'abside e un altare di marmo con tabernacolo a quattro cuspidi. Ponte dell'Eremo. Alto circa 20 metri, scavalca il vallone di San Gennaro, nel punto di confluenza nel vallone di Miano. Il ponte è segnalato alle due estremità da maestosi pini neri e rappresenta uno dei punti preferenziali per esaminare l'ambiente dei due valloni e il paesaggio circostante. In particolare, dal fronte rivolto sul cavone di Miano, si osserva quasi nell'alveo l'antica chiesa di Santa Maria degli Angeli al Cavone. Questa parte del parco, delimitata dal vallone di San Gennaro ed in parte dallo stradone dell'Eremo, fu riformata, secondo il gusto all'inglese, intorno al 1840.
L'intervento del botanico Denhardt prevede operazioni di diradamento della macchia, l'impianto di nuove specie e l'apertura di diversi viali per rendere praticabile questa parte del parco. All'altezza dello stradone dell'eremo, racchiuso su di un lato della settecentesca spalliera di lecci, il paesaggio si modifica radicalmente. Alla precedente macchia ombrosa si contrappone una solare radura che dà respiro al percorso. Questa prateria, vittima anch'essa in un recente passato di usi impropri e abusivi, formava un'altra delle aree addette a fagianeria, realizzate nel corso dell'Ottocento. Era la cosiddetta fagianeria di San Gennaro, che essendo più interna poteva custodire i fagiani meglio dell'altra, confinante con il muro del bosco.